La visualizzazione TEP, la terapia energetica col processo, di Vivian Raubo, psicologa svizzera, è la lezione 29, il autoprocesso 9 per guarire un ricordo traumatico. È la lezione 29 della formazione avanzata gratuita di autoguarigione con la visualizzazione TEP. Oggi vogliamo guarire delle scene traumatiche dell'infanzia, perché, come sapete, quando siamo piccoli interpretiamo tutto quello che ci succede, impariamo di come sono io, di come devo comportarmi per essere amata. Imparo con quello che ho vissuto, faccio l'interpretazione che mi vogliono bene o che non mi vogliono bene, che sono amata o che non sono amata. E il resto della mia vita, con questo messaggio di base, interpretare tutto quello che mi succede così, di modo che mi provo non sono amata. E anche creo delle situazioni così. Per esempio, dico a mio marito ogni volta, ogni tanto, tu non mi vuoi bene. Se tu mi volessi davvero bene, tu farei quello e quello. E mio marito si stacca e si prende un amante. E così mi sono creato la situazione, non mi vogliono bene. Per quello che vogliamo ritrovare queste scene traumatiche dell'infanzia, dove abbiamo interpretato, per esempio, non sono importante, per, con la visualizzazione, mettere un'energia più elevata, e allora cambiano le scene. E lo meraviglioso e molto strano è che il nostro inconscio non fa differenza tra quello che abbiamo vissuto davvero e quello che abbiamo vissuto nella visualizzazione. E per quello possiamo cambiare il passato. Certo che non cambiamo quello che è successo, ma cambiamo quello che internamente mi sono detto. Allora, per esempio, che non sono importante o che non mi vogliono bene. E per quello, quando l'immagine del passato è cambiata, possono iniziare i cambiamenti nel subconscio. Com'è il tuo processo personale? Prepari adesso tutto per scrivere e anche colori per disegnare le tue immagini. Cominciamo col respiro parallelo. Inspiri e fai salire, ed al espirare fai andare giù. E se sei sdraiato, inspiri dai piedi e fai andare su e uscire per la testa. E quando espiri, fai andare giù dalla testa ai piedi. Inspiri e fai salire il respiro parallelo. Ed espiri e senti come scende il respiro parallelo. E chiedi aiuto superiore alla tua anima, al tuo sé superiore,
a Dio, a Gesù, a un santo, a Buddha, a una guida, un guide. A chi chiedi? E scegli adesso il tuo ricordo traumatico. Forse vuoi lavorare ancora un po' più su uno di questi ricordi che hai avuto quando hai fatto il chakra Tai Chi 3? O vuoi chiedere all'aiuto superiore di farti vedere adesso un ricordo che vorrebbe essere guarito? Guarda il tuo ricordo. Guarda quello che succede al piccolo bambino. E guarda i suoi occhi per vedere come si sente. Si sente solo, abbandonato. Paura, arrabbiato, o si sente impotente, o triste, o senza gioia. Come si sente? E cosa si dice internamente? Qual è il messaggio di base? Qual era la sua conclusione di questa esperienza, di come è? Per esempio, non mi vogliono bene, non sono importante, non mi ascoltano. Annotalo. Il sentimento è anche il messaggio di base che accompagna quel ricordo. E fa un disegno del ricordo. Guarda il problema ancora. Senti come il bambino si sente e ascolta il messaggio di base. E senti adesso dove lo senti nel corpo. Come lo senti nel corpo? Come fai a sapere che il ricordo sta in questo posto? Cerca di descriverlo. Metti tutta la tua attenzione in questa parte del corpo e senti. Come sai che è lì? Come puoi descriverlo? Com'è questa sensazione corporea? Preme, spinge, tira, strappa, schiaccia, pulsa, batte, opprude, formicola e qualcosa si accumula, punge. Come? Come punge? Come un ago o un coltello? Penetra, brucia,
è caldo o freddo, gelido, congelato, cupo, morto, com'è? Rimane con questa sensazione fisica. Senti quello che senti. E chiedi all'aiuto superiore di guardare con te il tuo ricordo, sentire l'emozione, ascoltare il messaggio di base. Guarda quell'immagine del tuo ricordo e chiedi all'aiuto superiore adesso di aiutarti a mettere quell'immagine fuori del tuo corpo, fuori del tuo campo energetico, a 2 metri davanti a te. E guarda l'immagine fuori da te e fa passare il respiro parallelo attraverso l'immagine davanti a te, soltanto l'immagine, per portare al campo dell'immagine un'energia più elevata. Inspiri tra la tua immagine davanti a te e espiri per molti canali paralleli immaginari. Inspiri tra l'immagine davanti a te, soltanto l'immagine davanti a te. Ed espiri tra l'immagine davanti a te, per portare un'energia più elevata. E mentre fai passare il respiro parallelo, osserva se c'è un cambio nell'immagine. E se vedi un cambio, disegna l'immagine cambiata. Facciamo passare adesso anche il respiro parallelo adattato ai 5 elementi cinesi che hai imparato col gioco curativo. Ti ricordi nel gioco curativo abbiamo imparato che la mano destra gioca alla mamma, la madre universale, e in questo caso dell'elemento terra si unisce con l'amore universale e porta giù quest'amore al dito pollice che gioca la vittima che si sente sola. Lo abbraccia con molto amore di modo che il pollice si senta amato. Fallo anche tu adesso. Per l'elemento terra, abbracci con molto amore il tuo pollice, di modo che senta quell'amore e sappia sono amato. E mentre abbracci il tuo pollice, guarda l'immagine davanti a te e visualizza come sale l'energia nutritiva della terra attraverso l'immagine all'inspirare, nutrendo e riorganizzando il campo energetico dell'immagine. Ad ogni inspirazione
fa salire l'energia nutritiva per tutta la tua immagine davanti a te, per molti canali immaginari paralleli, per nutrire il campo energetico dell'immagine, per portargli una energia più elevata. E mentre che passi il respiro parallelo, osserva l'immagine, osserva se c'è un cambio. E quando vedi qualcosa cambiato, torna qui per fare il disegno dell'immagine cambiata. Per l'elemento acqua, l'indice, con la mano destra ti unisci con la protezione universale e porti quella protezione al tuo indice di modo che si senta sicuro e protetto. Fallo anche tu, proteggi il tuo indice. Guarda l'immagine davanti a te mentre che sostieni il tuo indice e fa passare adesso la pioggia purificatrice attraverso l'immagine davanti a te. Guarda la pioggia purificatrice come passa per il tuo disegno, la tua immagine davanti a te. E mentre osservi come la pioggia purifica la tua immagine, osserva se c'è un cambio nell'immagine. Continui fin che non vedi un cambio. E quando vedi un cambio, ritorna rapidamente qua per fare un disegno di quello che è cambiato. Per l'elemento legno, il dito medio, unisciti con la forza universale e portila al dito medio. Fallo anche tu, abbracci il dito medio per portargli la forza. E mentre di quello, guarda l'immagine davanti a te. E facci passare adesso i raggi di luce universale. E mentre che passano i raggi di luce universale, per molti canali paralleli, attraverso la tua immagine che sta davanti a te, osserva se cambia qualcosa nella tua immagine.
continui finché cambi qualcosa. E quando c'è qualcosa che è cambiato, torni rapidamente qua per fare il disegno dell'immagine cambiata. Per l'elemento metallo, l'anulare, di nuovo la mano destra si unisce con la guida divina e la porta all'anulare. Fallo anche tu, di modo che l'anulare si senta sereno. E mentre sostieni il dito, guarda l'immagine davanti a te e facci passare adesso il vento. E mentre il vento passa per la tua immagine davanti a te, attraverso il campo energetico dell'immagine, osserva se c'è un cambio. Continui finché non sia un cambio e quando vedi qualcosa cambiato, torna qui per farne un disegno. Per l'elemento fuoco, il mignolo, di nuovo la mano destra si unisce con l'energia universale, qua adesso con la gioia, e lo porta al piccolo dito. Fallo anche tu, porta calore e gioia al mignolo. E mentre che lo fai, guardi l'immagine davanti a te e facci passare adesso i raggi del sole. E mentre che i raggi del sole passino per molti canali paralleli tra la tua immagine davanti a te, osserva se c'è un cambio. Continui con i raggi del sole finché non sia cambiato qualcosa. E quando vedi un cambio, ritorni qua per farne il disegno. Quale di tutti questi respiri paralleli ti piace di più? Soltanto il respiro parallelo o i raggi nutritivi della terra o la pioggia o i raggi di luce universale o il vento o i raggi del sole? Continui con quelli che ti piacciono di più. E che producono più cambio alla tua immagine.
e disegna l'immagine cambiata. Ti piace l'ultima immagine? Se non ti piace, la lasci fuori e continui con il respiro parallelo finché non sia cambiato. Ma se adesso ti piace la nuova immagine, integra adesso l'immagine cambiata nel tuo corpo. Prendi adesso questa immagine che sta fuori e metti questa nuova immagine nel tuo corpo, nel posto da dove avevi portato fuori l'altra immagine. E forse ci sono anche parole che accompagnano l'immagine. Ascolta le parole. E chiedi a ogni cellula di aprirsi alla nuova immagine e le parole, questo nuovo messaggio. Puoi ancorare adesso l'immagine cambiata, quella positiva, quell'amico, in tutto il corpo. Comincia con la testa. Metti l'immagine nel tuo cervello. Lasciala penetrare in tutta la testa, nelle ossa della mandibola, del cranio. Lascia ogni cellula vedere e ascoltare. Metti la tua immagine e le parole adesso nel tuo collo. Riempi ogni cellula con questa immagine e anche le parole e lasci che ogni cellula capisca il nuovo messaggio. Fai entrare l'immagine adesso nelle tue spalle. Lascia che ogni cellula delle tue spalle ascolti e veda quel nuovo messaggio, perché così può manifestarsi nella tua vita. Porta adesso l'immagine con il suo messaggio, con le parole, al torace. Riempi i polmoni, il cuore, le costole, lo sterno, la colonna vertebrale e fa che ogni cellula conosca quel nuovo messaggio, perché quel messaggio nuovo si possa manifestare nella tua vita. Porta la tua nuova immagine con le parole nel fegato, la vescicola biliare, lo stomaco, la milza, gli organi sessuali, il piccolo e grosso intestino, la colonna vertebrale, l'osso del bacino, l'osso sacro, l'osso pubico. Per aiutare le cellule
ad assorbire il nuovo e manifestarlo nella tua vita. E porta quell'immagine con le parole adesso nelle gambe, in tutti i muscoli e le ossa. Nelle ginocchia, e porta l'immagine, le parole adesso ai tuoi piedi, in tutte queste ossa che ci sono nei piedi. Riempi ogni cellula con l'immagine e con le parole, di modo che ogni cellula capisca e che si possa manifestare nella tua vita. Senti nel tuo corpo, c'è ancora un'altra parte che vorrebbe vedere l'immagine? O una che vorrebbe rivedere l'immagine? Allora porta l'immagine lì e lasci ogni cellula vedere e ascoltare il nuovo messaggio. Integra la nuova immagine tutti i giorni nel tuo corpo. Lo puoi fare dopo di una meditazione o soltanto così. Continui a integrare la nuova immagine finché non sia cambiato qualcosa nella tua vita. E lo saprai che qualcosa è cambiato nella tua vita. Fa adesso un grande disegno dell'ultima visualizzazione che hai avuto e mettila in un posto dove lo vedi ogni giorno per ricordarti a integrarla. E riempi il quaderno di studi per YouTube ogni volta che hai integrato, e quando avrai terminato con tutte le lezioni, avrai visto tutte le dimostrazioni e fatto tutti i processi di autoguarigione, tutti gli autoprocessi, potrai inviarmi il quaderno di studi per YouTube o per email per posta e ti faccio avere per posta il tuo diploma gratuito. Trovi quello che devi fare per avere diplomi e certificati nella lezione 25 della visualizzazione TEP, la visualizzazione TEP 25.